Siamo in Croazia, ci è venuta la folle idea di farmi, ma farci perché anche Michael se li farà. Non credo. E abbiamo deciso di comprare questa che era in sconto a 20 cune, non 20 euro tranquilli, vuol dire 7-14. Sì, meno. Fatto sta che comunque ci ho messo stamattina 2 ore per capire come cavolo. Tutto in croato, esatto. Il problema è che non abbiamo, sai cosa non abbiamo, indovina? Il mestolo. Vabbè, vai, prendi il cucchiaio, dai. Ma sei bravissimo. Ho fatto un lavoro con i fiocchetti. Che bravo. Bene. Cosa ci insegnerò? Adesso, visto che non riesco a mischiare bene, prendo il mio bel guantino, prendo la mia bella crema pasticcera. Non fatelo a casa, qualcosa del genere. Fa un odore fortissimo, ragazzi. Mamma mia. Dammi il tappo, quello che uso per gli occhialini. L'odore è veramente insopportabile, è proprio forte. I miei capelli sono così, sono conciati così apposta, anche perché devo lavarli. Capire qui i tempi, cosa vuol dire? Liliana sta iniziando il tutto. Tutta la spagnola fa così. Aspetta, amore, amore, non vedo. Grazie, però non vedo il sugo. Ma guarda che non vanno lì, devi mettere su tutta la testa. Amore, il banagliaccio è così. Amore, amore, io non devo fare la tinta. No, ma è... Come se non avessi una c***a, secondo me meglio. Strappami, strappami, strappami. Cosa ci faccio? È poco? Ma piccolissimo. Amore, dai, non è serio. Vediamo se così è più grosso. Guarda, guarda. Ma tu non mi hai detto la grandezza. Ora è troppo grosso? Ora è troppo grosso. C'è donne. Allora, lavarmi le mani. No, ho paura che mi bruciano le mani. Se continuo così, finisco domani. Ecco ragazzi, benvenuti a questo video tutorial su come fare il balayage fatto in casa. Non fatelo. Cioè, la risposta è non fatelo. Non fatelo. Posta. Ma secondo te funziona? No. Ma che diventerò? Da così a così. Amore, guarda che li faccio anche a te. No, no, brucia. Mi sento... No. Oddio. Mi sento pesante. Come se tra un po' mi rovino la reputazione. Ma quale reputazione? Che reputazione hai, voglio dire? Amore, io ho un pubblico vasto di tanta gente che mi segue. Ah. Povera Lina. Oddio, bruciano gli occhi. No, è che arriva tipo bola. No. Guarda che tipo mi posso fare a macchie, tipo, Vabbè, è sciatuccio. Un macello. Ma che sciatuccio. Ma macchie via, cioè mezzo biondo, mezzo nero, mezzo castane. Alla fine sei Liliana Cacciapo per un motivo. Perché faccio questi miei capelli, li brucio? No, non puoi bruciarli così. Certo, ho messo il decolorante, quello che tua mamma mi ha detto di non mettere. Scusami, Manuela, è stato più forte di me. Non ti arrabbiare. Dobbiamo aspettare le 4. È arrivato il momento incredibile che tutti aspettavamo. Mezz'ora è passata. Sono le 4. Mamma. Come ti senti dopo questa mezz'ora? Una rincoglionita. Hai preso un po' di segnali dagli extraterrestri. Mamma mia. Vediamo i capelli da sopra, vediamo di lato. Sembra un po' colla. Ma secondo me non è uscito un tubo. Anche secondo me. Andiamo, dai. Doccia. Acqua fredda, calda. Nuda. Devo togliere qua. Sì, prima o dopo? Come dopo? Vediamo con la carta stagnola. Magari in acqua li scioglievi. Però vedi, ha preso di più con la carta stagnola. No, io non vedo. Guarda che ha preso di più. Comunque se vi serve un cameraman, contattatemi. Ne ho un'altra carta stagnola. Ma se dici che non vuoi lavorare per nessuno. Vabbè, ma io chiedo tantissimo. Tipo 1 milione a scena anche a lei, eh. Sto riprendendo la fronte per non beccare. Ah, amore, vai di là mentre registri e vai a prendere la mask. Non so, cioè color mask, che devo mettermela dopo che ho finito di sciacquare i capelli. Color mask. Sarà questa? Kermask. Sarà lei che non sa parlare di questa, sicuro. Kermask? È una maschera! Color mask c'è scritto! Qui c'è scritto care mask. Ah, ok. È quella, vero? Sì. Ma devi farmi vedere che lavi i capelli. Biondi, platino! Veramente? Si vede qualche differenza? Forse una ciocca e basta. No! Come sono una ciocca? Io vedo che hai i capelli arancioni. Michael, Michael, dai, sei serio? Cosa ridi? È giunto il momento che esca dalla doccia. Bene, è giunta l'ora. Pa. Ah, si
però li rovino. Ah, un po' ci sono, eh. Abbiamo il primo risultato. Sì, dai, questa ciocca abbastanza bene, me l'ha presa. E adesso continuo a asciugare la cute. Sì, dai, me li ha un po' schiariti. Dai, continuo ad asciugare. Comunque sì, una minima differenza c'è. Pensi che bisognava metterla? Ah, nulla. Anzi. Quindi questa era più bionda, penso. Sì, ma perché vabbè, c'era il vecchio balayage. Liliana ha ottenuto un risultato fabulous. E quindi mi provo a fare un po' biondo. Ho un po' paura io. Sai come faccio a prendere le ciocche? Scusa. Ma fai caso, su, dance, dance. Tanto guarda che te sei diventata più bionda dalle ciocche che hai fatto. No. Sì, perché poi sono diventati tutti quando li asciugati. Procedimento di stagnolazione, non so come si dice. Vediamo il risultato dopo la doccia, ci vuole mezz'ora. Come ti senti? Ma io in realtà voglio aggiungere un pochino dietro. Ok. E questo è il risultato, aspetta amore, guarda. Già si vede. Io non mi sono ancora visto peso. Dai. Voilà. Iniziamo a lavare. Allora, guardami. Io non so ancora nulla. Adesso devo asciugarli i capelli. Ciao Justin Bieber. E non sei ancora visto. Adesso vai, così vedrà. Tieni ancora chiusi gli occhi, devo fare 3, 2, 1. 3, 2, 1. Apri gli occhi. Ma no. Biondo, è un marroncino. No, dai, biondo, che marroncino. È come l'armadio. Non è come l'armadio. No. Dio. Quindi siamo due biondi. Per questo video è tutto, biondi, biondo. Se vi interessa, ho intenzione di fare dei video challenge, Michael ancora non lo sa, su come mi insegna a investire soldi. Interessante. Quindi sul mio canale però, attenzione. Anzi, se no possiamo fare uno, così la gente... Vediamo. Vabbè. Vi dovete iscrivere ovviamente. Certo, dovete distruggere il tasto di mi piace. Non è che... Cose fondamentali. Guarda il tuo canale, è il tuo canale. Commentate facendoci sapere chi è più biondo, ma sicuramente tu. Vabbè. Visto che non mi piacciono mai i saluti, devo rifarne un altro. Quindi al prossimo video. Ciao.